Buongiorno a tutti, sono particolarmente contento di essere qui questa mattina perché è un momento importante per la stampa.it, è la prima diretta di un'ora che ci arrischiamo a fare. Lo facciamo su un tema importante e con degli ospiti importanti, parliamo infatti della riforma della sanità che è il primo impegno della Giunta Cotta, una riforma che come tutte le riforme, come credo saprete, ha sollevato polemiche e critiche. Siamo qui per parlarne in maniera diversa da quanto si fa generalmente sui giornali, lasciamo da parte le polemiche politiche, andiamo sul tecnico, abbiamo invitato alcuni autorevoli esponenti della sanità piemontese, saranno loro a rivolgere delle domande ai nostri ospiti che sono Roberto Cota, il Presidente della Regione, l'Assessore alla Salute Caterina Ferrero e il Direttore Generale della Sanità Paolo Monferino. Con me ci sono Marco Accostato, il collega della stampa che si occupa di sanità, e Maurizio Tropeano, collega che si occupa invece delle vicende politiche della regione. Il nostro compito sarà quello di ascoltare e di registrare, domani sul giornale ci sarà un resoconto ampio di questo forum, le domande per una volta le fanno direttamente i medici. Comincerei con Mauro Salizzoni, responsabile del centro trapianti di Fetto delle Molite. Presidente Cota, Assessore Ferrero, quale storico sostenitore di Molinette 2 alle Molinette, affacciato su Corso Spezia, questo è quello che si è sempre detto, Corsato ne è testimone, ho accolto sicuramente con soddisfazione la voce, perché è giunta, di una prossima inizio, di un prossimo inizio dei cantieri per la costruzione delle torri, questo è tutto da definire, ma non è un particolare importante, che dovrebbero costituire appunto il nucleo della futura città della Salute. Premesso che la fusione delle tre unità, le materne infantile, CTO, Molinette, mi trova d'accordo, c'è tuttavia un aspetto sul quale io ritengo debba essere fatta chiarezza. Partendo dal punto di vista che le Molinette è comunque un ospedale di riferimento regionale, inglobando o essendo inglobata, dipende dai punti di vista, le altre strutture, diventerà un riferimento nazionale. Non dimentichiamo che bisogna andare anche oltre il riferimento europeo nel momento in cui ci sarà la libera circolazione dei pazienti, forse dura dirla così, ma comunque bisogna essere in grado di competere anche a quel livello. La cosa, dicevo, che non mi è chiara è la transizione verso questo momento di costruzione. In sostanza non possiamo certo pensare eliminiamo il 50%, liberiamo il 50% dell'attuale suolo occupato dalle Molinette o dalle altre strutture per fare una struttura nuova. Bisogna avere dei disegni precisi, cosa spostare, con quali obiettivi, con quali tempi, e penso che questo vada discusso con chi è dentro le Molinette, con tutte le componenti ovviamente, non soltanto mediche, che delle Molinette fanno in questo momento, credo, un riferimento di eccellenza a livello regionale e sanitario. In particolare all'assessore Ferrero vorrei chiedere ancora un aspetto che riguarda più direttamente quello che mi concerne i trapianti. Abbiamo sempre ritenuto essere i trapianti, non tanto i trapianti si fanno perché ci sono i donatori si fanno se c'è una sanità che funziona, perché i donatori vengono fatti negli ospedali periferici. Stanotte abbiamo prelevato a Mondovì, tre notti fa abbiamo prelevato a Domodossola, per essere molto molto chiari. Per cui mi chiedo se questo indice di donazione, i veri, come dire, artisti o comunque autori dei trapianti sono quelli che fanno le osservazioni, che hanno le difficoltà più grandi, che incontrano le difficoltà più grandi, continua ad essere considerato un indice di funzionalità dell'intero sistema sanitario. Grazie. Allora, rispondo brevemente. Grazie alla stampa per questa opportunità e grazie a voi anche per questa opportunità che ci date sentitamente, non così come pro forma. Io cerco sempre di dire quello che penso. È un po' indicativa l'introduzione. Lei ha parlato di riforma della sanità che solleva polemiche e critiche. Onestamente avrebbe dovuto dire una riforma della sanità che diciamo ha
dei sostenitori, ma anche delle polemiche e delle critiche. Invece, ho detto come tutte le grandi riforme. Io ho sentito bene, diciamo, mi sembra che questo sia un orientamento che... Beh, allora scusi, andiamo di uscire dalla polemica, cioè sì, ma infatti, questa cosa è fatta per stare fuori dalle polemiche politiche, ecco, quindi se ha visto una polemica politica in quanto ho detto io, non c'era, insomma, le garantisco che non era questa l'intenzione. Allora la ringrazio, doppiamente. Arrivo a rispondere alla prima domanda e poi passerei, diciamo la dividerei in due, la risposta, una prima mia risposta e poi una risposta ovviamente dell'assessore Ferrero che è stata chiamata in causa da lei professore. La città della salute. Quando siamo entrati in carica non si sapeva dove fare la città della salute. L'idea della città della salute era un'idea a nostro avviso sbagliata, e cioè di costruire un insediamento a Grugliasco. Su questo si sono persi 5 anni, su questa idea, come voi sapete, perché peraltro si è sviluppato un contrasto istituzionale, neanche tanto sotterraneo, tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte. Il Comune di Torino riteneva che la città della salute dovesse essere edificata in una zona quantomeno centrale e apertamente sosteneva che la città della salute doveva essere fatta proprio partendo dal nucleo delle Molinette, la Regione assolutamente no. Siamo arrivati noi e abbiamo subito, in pochissimo tempo, ho trovato un accordo con il Comune di Torino, perché quando l'obiettivo è quello di fare il bene della città e dei propri amministrati non ci devono essere contrapposizioni politiche, e questo è un approccio che io spero ci possa valere per tutto e soprattutto per quanto riguarda la riforma sanitaria. E ad ogni modo si è deciso di farla alle Molinette. Tra parentesi, questa scelta è una scelta che oggi si rivela doppiamente giusta. Anche prima c'erano gli elementi per dirlo, però quando abbiamo fatto il primo viaggio della metropolitana, della nuova metropolitana, abbiamo visto che quella è una zona che viene servita naturalmente dai mezzi pubblici. Allora, detto questo, siamo partiti con un programma di interventi che prevede tutta una fase, che è la fase progettuale e che è poi una fase ovviamente successiva e attuativa. Per quanto riguarda questa tempistica, adesso io lascio la parola all'assessore Ferrero, se vuole evidentemente dire, completare la risposta ed essere più precisa, però è naturale che la fase attuativa verrà concordata con l'università e con le strutture ospedaliere, perché bisogna mantenere la funzionalità del servizio. Del resto io proprio quando ho partecipato all'inaugurazione del pronto soccorso, del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano, ho raccontato di come mi avessero spiegato nei giorni precedenti tutta la meticolosità che è necessaria per interventi di spostamenti di strutture ospedaliere, e io anzi ho ascoltato ammirato, perché è evidente che non è che sono cose che si possono fare a caso. Sì, anch'io aggiungo qualche considerazione rispetto ai due temi che sono stati proposti dal professor Salizzoni. Rispetto alla città della salute, intanto è un progetto molto complesso e quindi ci vuole anche il tempo perché questo progetto si possa comporre in tutte le sue parti. La giunta regionale, attraverso anche, come diceva giustamente il Presidente, ha fatto un passaggio dal mio punto di vista istituzionale molto importante a inizio legislatura, trovando la concordia istituzionale rispetto al tipo di percorso. Adesso si entra un pochino più nella fase tecnica. Intanto è già
un fatto certo il coinvolgimento delle aziende e dell'università. La Giunta ha deliberato, oltre che diciamo, all'accordo tra, a livello istituzionale di percorso, ha anche definito dei tavoli tecnici ai quali partecipano i commissari delle aziende coinvolte, e prima erano i direttori generali delle aziende coinvolte, l'università e le strutture regionali insieme ovviamente all'Ares. Il compito di questo tavolo è appunto lavorare al master plan. Il master plan ha due funzioni, la prima che è quella di individuare la modalità attraverso la quale si va alla definizione del progetto e della realizzazione, ai tempi e le modalità attraverso le quali questo si esplicherà. E la seconda funzione è quella di permetterci di andare ad accedere a quelle che sono oggi le risorse finanziarie disponibili, che sono quelle legate all'articolo 20, sono fondi nazionali, fondi che sono fermi da diversi anni, circa dal 2007 se non ricordo male, a livello nazionale, sono anche risorse ingenti, perché sono circa 360 milioni di euro se non ricordo male, quindi risorse importanti per poter avere uno start-up rispetto a questo progetto molto ampio, molto complesso e probabilmente che non si risolve neanche in pochissimo tempo. Quindi questa è sicuramente la nostra impostazione. Poi è ovvio che nell'ambito delle singole aziende, delle singole peculiarità, sarà compito dei commissari che partecipano ai tavoli tecnici fare un po' da filtro rispetto alle esigenze anche logistiche, no? Che possono aiutare la parte tecnica più generale, cioè quella regionale, a fare un progetto che sia compatibile anche con le esigenze di assistenza dei pazienti nella fase diciamo di percorso realizzativo. Per quanto riguarda la seconda questione, rispetto al tema dei trapianti, noi siamo molto orgogliosi del fatto che la Regione Piemonte sia tra le regioni che hanno maggiormente un ruolo dal punto di vista delle persone che sono donatori, cioè nella casistica nazionale la Regione Piemonte è tra le regioni al top di quella che è non soltanto la professionalità di chi opera in questi settori, ma anche del numero di donatori sotto i vari fronti, e quindi questo per noi è un risultato importante del quale andiamo orgogliosi e ovviamente sul quale abbiamo tutto l'interesse anche istituzionalmente a creare le condizioni perché questo percorso si mantenga per l'eccellenza che oggi è. Andiamo avanti. La domanda di Marco Ranieri, direttore della cattedra di anestesia e rianimazione dell'Università di Torino e primario della rianimazione universitaria del Molinette. Vorrei solo pregare, di, se è possibile, di essere un pochino più sintetici con le domande perché il tempo non è eterno e siete molto numerosi, grazie. Presidente Cota, io sono qui con la delega di rappresentare la presidenza della facoltà di medicina e quindi la facoltà di medicina. In quanto quindi rappresentanti di un'istituzione, devo fare una breve premessa alla mia domanda che potrà apparire come polemica. Io ritengo che in quanto rappresentante dell'istituzione, in quanto tecnico, io non sia qui a praticare la democrazia. Io sono qui in quanto tecnico a dare il mio contributo a che uno Stato democratico abbia, i cittadini di uno Stato democratico abbiano garantito il diritto alla salute. Quindi nella possibile polemica della mia domanda non c'è nessuna schieramento o messa in discussione della validità della scelta politica che lei e la sua giunta ha fatto. È assolutamente legittima e il nostro ruolo è di partecipare per quanto è possibile alla realizzazione di questo vostro programma politico. E qui nasce la possibile dissincronia. Io esprimo e rappresento il malessere, la percezione che la facoltà ha
e quindi l'Ateneo ha, di essere stata marginalizzata nel processo di definizione dell'accorpamento delle tre aziende e della realizzazione della città della salute. Si è fatto riferimento a tavoli tecnici. La percezione che questi tavoli tecnici realmente coinvolgono la facoltà, i docenti e l'Ateneo è scarsa. E penso sia interesse di tutte le istituzioni, nell'interesse del cittadino, che queste perplessità vengano superate e queste disincronie vengano riallineate. Che cosa sostiene il malessere? Noi abbiamo ricevuto dall'Ares, un mese e mezzo fa, il preside mi ha trasmesso la documentazione ricevuta dall'Ares, il master plan per la realizzazione di Molinette 2. La pianta delle Molinette vede una linea trasversale che prevede la demolizione di una metà delle Molinette, con una scadenza che ci è stata suggerita una settimana fa, qualche giorno fa, dal direttore sanitario delle tre aziende come una data abbastanza scadente, vicina per la demolizione, la realizzazione delle torri chirurgiche. Noi abbiamo ricevuto questa ipotesi, siamo pronti con la lealtà istituzionale a partecipare a questo processo. La facoltà esprime un malessere profondo perché non trova da parte della Presidenza, dell'Assessorato, della Direzione dell'Assessorato e dell'Ares una sensazione di accoglimento della disponibilità forte e leale a partecipare a questo lavoro. Grazie. Ma io ho fatto una premessa, diciamo, corposa, poi alla fine il risultato di questa premessa, se ho ben capito, perché io ho ascoltato quello che lei ha detto, professore, è che il malessere, diciamo, sarebbe dovuto ad incomprensioni sulle tempistiche di realizzazione, sul coinvolgimento dell'università per quanto riguarda le torri chirurgiche. Per carità, io ho mandato sin d'ora all'assessore Ferrero e l'ingegner Monferino di fare dei supplementi di incontri per spiegare quelle che sono le caratteristiche tecniche del progetto e se c'è qualcosa che si deve chiarire è giusto che si chiarisca. Quindi io la ringrazio, professore, di questa sollecitazione, però mi pare di capire che siamo tutti d'accordo sulla necessità di realizzare la città della salute e siamo anche tutti d'accordo sul fatto che la città della salute debba essere realizzata all'ospedale Le Molinette. Faccio anche presente che a breve partirà la convenzione per la realizzazione della scuola superiore di medicina e questo è un obiettivo che ha il governo regionale, ma che so avere anche a cuore l'università e in particolare la facoltà di medicina, perché vale non solo per la laurea ma anche per il dottorato di ricerca e quindi sono tutte cose direi molto importanti. Ingegnere, vuole dire qualcosa lei? Ma io aggiungerei soltanto che siamo consci della complessità del progetto, che in realtà tocca non un nuovo ospedale, ma tocca un grosso importante centro di formazione, un ospedale, e sarà un incubatore di imprenditoria legato al mondo sanitario. Quindi la complessità viene dal fatto che abbiamo molti stakeholders intorno a questo progetto che devono dare contributi, non ce n'è uno soltanto, e quindi il tavolo è un tavolo allargato e anche complesso nelle sue articolazioni e nel trovare l'accomodamento di tutte le esigenze. Io avevo recepito il malessere, peraltro l'assessore ne aveva già parlato, credo, col rettore, e poi ne ho parlato ancora io con il preside e con il rettore. Il malessere sembrava legato alla forma organizzativa che veniva data a questa futura città della salute, perché nella nuova rete ospedaliera Molinette avremmo accorpato anche
alcuni piccoli ospedali del territorio, questo nell'ottica della rete. Comprendendo le difficoltà e il malessere del mondo universitario su questa soluzione, abbiamo offerto la possibilità di studiare delle modalità organizzative per poter gestire la parte più nobile, chiamiamola, della città della salute, quella dove ovviamente l'università è coinvolta, con una forma organizzativa che preservi ruolo, interessi e soprattutto gli obiettivi che il mondo universitario deve avere su questa parte ospedaliera, pur mantenendo il disegno complessivo della rete ospedaliera, che noi riteniamo importante perché filtra rispetto al centro delle Molinette tutta una serie di attività territoriali che sono importanti proprio per rendere le Molinette quello che veramente vogliamo, cioè l'eccellenza e la parte più sofisticata del nostro mondo sanitario. Detto questo, c'è tutta la nostra disponibilità di continuare a lavorare su questi tavoli per trovare gli accomodamenti necessari per accomodare tutte le esigenze. Sappiamo che il mondo universitario è la parte fondamentale di questa città della salute e non vogliamo avere un partner assolutamente scontento in questa costruzione che faremo insieme. Credo che nella domanda del professor Ranieri ci sia un timore vicino e concreto, Presidente, cioè sia stato già deciso su una pianta che metà delle Molinette verranno in qualche modo, diciamo, abbattute per essere riconvertite, ma senza che sia stato chiesto un parere, ma non tanto sull'obiettivo, ma proprio un parere sulla fattibilità del progetto. Chiudere metà Molinette per strutturare vuol dire spostare metà Molinette. Allora, credo che il timore dei medici, dei primari, ma non solo, sia durante la fase dei lavori che cosa succede nelle Molinette, dove quella metà dell'ospedale viene ricollocata. Se posso aggiungere tecnicamente, dunque, verso maggio-giugno orientativamente avremo una prima indicazione di questo master plan, nel senso che avremo una prima visibilità di come potrebbe essere lo sviluppo tecnico del progetto. Questo sarà il primo documento su cui ci si può sedere intorno al tavolo con qualche cosa di concreto, una proposta concreta, perché se nessuno mette insieme delle proposte su cui discutere diventa difficile riuscire a mettere insieme un progetto di questa complessità e di questa dimensione. Quello che è stato valutato, quello che io ho visto valutare nelle fasi iniziali del progetto, è che abbiamo le cosiddette pianelle disponibili. Le pianelle disponibili sono le aree su cui costruire dei pezzi nuovi senza intaccare la parte preesistente e man mano che il progetto si sviluppa spostare nelle parti costruite pezzi di attività della parte preesistente. Il concetto della pianella è un concetto tipicamente industriale, no? Non si distrugge una fabbrica, si trova un territorio nuovo, si fa un pezzo di fabbrica, si cominciano a spostare pezzi e poi si comincia a togliere dal resto e si costruisce così in parallelo in modo da avere le attività che non subiscano discontinuità. Noi ci mancherebbe altro. Se non c'è bisogno di avere discontinuità nei mondi industriali, figuriamoci nel mondo sanitario se possiamo permetterci delle discontinuità. Quindi è stato disegnato con questa attenzione, però ripeto, il momento vero ce l'avremo quando davanti ad un progetto, una proposta di progetto concreta, possiamo discutere.